Perché dire qualcosa a Dio quando Lui sa già tutto? Perché offrire qualcosa a Dio quando Lui possiede già tutto? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Gesù Cristo insegna che la preghiera ideale è quella che rivolge richieste umane a Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Gesù stesso dice, subito prima di recitare questa preghiera, il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancora prima che gliele chiediate. Perché allora quella sua raccomandazione di pregare per qualcosa? La risposta è che dovremmo offrire noi stessi a Dio, aprendoci alla sua abbondanza. Non tormentare Dio senza posa, tirandogli la manica, per così dire, per attirare la sua attenzione. Avvicinalo con la fiducia che nutre un bambino verso il proprio genitore. Dopodiché, in quello spirito, rivolgigli la tua richiesta con amore, ma con assoluta fiducia, come se chiedessi ciò che è tuo per diritto di nascita, con la certezza assoluta che egli vuole solo ciò che è meglio per te. Tu non hai bisogno di convincerlo come farebbe un mendicante o uno sconosciuto. Tu sei suo figlio. Dio conosce già ogni cosa, conosce ciò che è nel tuo cuore. Sei tu che devi fare chiarezza nei tuoi sentimenti per poterti sintonizzare più chiaramente con Lui. Solo con tale chiarezza, infatti, potrai ricevere perfettamente ciò che Egli ti dà. Per lo stesso motivo dobbiamo offrirci a Dio non perché Egli abbia bisogno di qualcosa da noi, se non, come ha detto Yogananda, del nostro amore, per completare l'amore che Egli ha per noi, ma perché nel donarci espandiamo la nostra consapevolezza oltre la prigionia del piccolo ego verso l'infinito. La Bhagavad Gita afferma nel capitolo 4: coloro che bevono il nettare che rimane dopo un sacrificio raggiungono lo spirito infinito. Colui invece che non compie sacrifici non riesce mai veramente a godere neppure delle benedizioni di questo mondo materiale. Come dunque potrebbe raggiungere la felicità nei reami più sottili? Così attraverso la sacra scrittura Dio ha parlato all'umanità. Quando in questa comunità preghiamo tanto e fa parte, no, del nostro sentiero. Il messaggio che sentiamo da queste parole dalla Bhagavad Gita e dalla Bibbia, dal Cristo, da Krishna, è un messaggio di come noi possiamo approfondire ciò che la preghiera significa per noi, perché la preghiera ha una potenza enorme per la nostra vita e per il nostro mondo, e c'è tanto bisogno di persone che sanno come diventare canali per tutto ciò che Dio vuole manifestare in questo mondo, e che si aprono come canale. In questa lettura è abbastanza chiaro che la preghiera sincera, vera, non può essere una cosa che viene dalla mente, non è una cosa pensata, intellettualizzata, di cosa noi abbiamo bisogno, di che cosa altri hanno bisogno, di che cosa il mondo ha bisogno.
Mi fa pensare di quella bellissima storia che credo che viene da Tolstoi, di un vescovo che in una barca sta visitando diverse isole e su una isola si ferma e trova lì tre pescatori. E loro sono così felice e eccitate di vedere il vescovo venire alla loro isola, perché sono stati tanti, tanti, tanti anni da quando sono venuti i missionari e loro sono stati convertiti in cristianesimo. E loro sono molto felici e hanno detto al vescovo: sì, noi siamo cristiani. E il vescovo chiede: allora conoscete la preghiera, il nostro Signore? No? E loro dicono: ma no, non ci ricordiamo di questo. Ma voi pregate? Certo che preghiamo. Ma cosa fate quando pregate? Cosa dite quando pregate? E loro dicono: quando noi preghiamo, diciamo: noi siamo tre, tu sei tre, Signore Gesù Cristo abbia pietà su di noi. E il vescovo è un po' scioccato, perché questo non è esattamente secondo la regola della Chiesa. Noi siamo tre, tu sei tre. E lui pensa: allora, questa è un'opportunità di imparare il Padre Nostro. E lui è lì tutta la giornata, resta la sera, e il giorno dopo, quando parte, lui sa che loro possono ripetere il Padre Nostro senza errore. È molto felice, e anche loro sono molto felici. Mesi passano, il vescovo si trova di nuovo a passare in una nave in quella zona. E sta ricordandosi di questi tre pescatori e sta guardando l'acqua, e ad un tratto vede una luce che sta avvicinandosi sempre di più verso della loro nave, della barca. E quando viene abbastanza vicina, vede e riconosce che sono i tre pescatori che camminano sull'acqua. E tutti sulla nave sono lì meravigliarsi a quello che sta succedendo. E loro dicono: oh, Signore, siamo così felici di vederti ancora, perché abbiamo fatto il nostro meglio, ma dopo Padre Nostro che c'è nel cielo, abbiamo dimenticato la preghiera. E il vescovo li guarda con tanta umiltà e dice: quando voi pregate, continuate a dire: noi siamo tre, tu sei tre, abbia pietà di noi, perché ha visto, no, che loro, con la loro preghiera sincera, riuscivano ad entrare nella presenza di Dio, di avere quel potere di Dio dentro di loro per poter camminare sull'acqua. E questo è un messaggio importante per noi, che la nostra preghiera deve venire dal cuore, deve venire se non le nostre parole, allora almeno dobbiamo fare le parole che diciamo nostre, no? Fare con sincerità, con amore, le nostre preghiere. E le nostre preghiere devono esprimere il potere dei figli di Dio. Non vogliamo pregare in modo che sembra, come dice la lettura di oggi, che sembra il mendicante che non ha niente e che ha bisogno di tutto, ma di pregare come figli di Dio, perché questo modo di pregare ci fa capace di canalizzare ciò che è di Dio. I figli di Dio hanno tutto ciò che Dio ha, come noi abbiamo tutto ciò che i nostri
genitori hanno è nostro e Dio vuole che noi serviamo come canale per tutto ciò che Lui vuole dare ai Suoi figli sulla terra, tutti i Suoi figli. Stavo leggendo recentemente un libro che mi ricordo mi ha ispirato tanto e che mi ispira ancora. È un libro di Tom Brown, che era come discepolo di un shaman indiano, americano, che, e vorrei parlare di lui. Lui era chiamato grandfather, no? Nonno. Perché era come nonno del tribù alla fine. Lui ha iniziato la sua vita e anche come proprio giovane, con 5-6 anni, aveva già la capacità di sintonizzarsi con gli animali, di poter sedersi, calmarsi, e arrivare a un punto dentro di sé dove si sentiva uno con gli animali. E come pensano gli indiani, con i dei che si manifestano attraverso le qualità degli animali. E mentre cresceva, trovava che c'erano aspetti che non riusciva a canalizzare, che non riusciva a sentire, ad entrare in quei aspetti. Era più della natura, non delle creature, ma della natura stessa. E stava cercando di fare capire a uno dei anziani del suo tribù che non riusciva, per esempio, a sentire lo spirito, Dio, nelle rocce. E questo anziano saggio diceva, come erano le parole? You have to give yourself to the rocks. Devi darti alle rocce per poter avere questa sintonia con loro. E lui, sapendo che questo era come quello che con gli indiani è un quest, un vision quest, una ricerca di visione, e ha fatto per qualche giorno digiuno, si è purificato, è andato proprio quanto vicino poteva alle rocce, cioè in una montagna di roccia, è entrato in una grotta dove quasi non entrava, e quando entrava era toccato quasi da tutto il corpo dalla roccia. E in questo ha scoperto che c'era un serpente, come si chiama? Velenoso, no? E ha dovuto proprio calmarsi così profondamente che non aveva paura di questo serpente. Doveva andare oltre ogni limitazione fisico, ogni cosa che lo faceva pensare del corpo fisico, per alla fine capire, e faccio più breve la storia perché è una storia lunga, ma in tutta quella sua esperienza lui ha alla fine dovuto, perché non aveva niente addosso, niente con sé, doveva cercare di fare fuoco dove non c'era quasi niente, e non aveva portato gli attrezzi per fare il fuoco, e usciva dalla grotta per andare nel deserto e lì non trovava neanche una roccia per fare quello che era necessario per creare la scintilla, no? Per il fuoco. Era quasi per morire, stava quasi per morire del freddo, quando ha fatto finalmente ciò che lui ha capito, era di darsi completamente, che era di pregare alla roccia, di farsi vedere, rivelati. No?
E in quel momento una piccola pezzo di qualcosa ha fatto riflesso nella luce della luna, e lui ha capito che era una piccola roccia che lui ha potuto usare per fare il fuoco. E ciò che lui ha imparato da quello è ciò che noi dobbiamo imparare per la nostra preghiera, cioè lui si è dato alla roccia chiedendo a ciò che era Dio nella roccia di aiutarlo in quel momento. E anche noi dobbiamo nella preghiera darci completamente, una preghiera superficiale non raggiunge facilmente Dio. Lui sente ogni preghiera, e questo è vero, ma la risposta viene quando noi possiamo darci completamente a Dio nella preghiera. Quando riusciamo a toccare la profondità del nostro bisogno più profondo, è da lì che noi possiamo esprimere la preghiera sincera, la preghiera che esprime l'essenza di noi, che è l'amore per Dio e la capacità di vivere Dio in noi. La nostra preghiera, secondo Yogananda, dovrebbe essere un po' così, e lui, questo è in uno dei suoi libri. Lui dice: Signore, questo è il mio bisogno. Io volenterosamente lavorerò per questo. Per favore, guidami e aiutami ad avere i pensieri giusti e di fare le cose giuste per portare questa cosa al successo. Io userò la mia ragione e lavorerò con determinazione, ma guida tu, e questa è la preghiera che conosciamo tutti noi, guida tu la mia ragione, la mia volontà e la mia attività alla cosa giusta che dovrei fare. E questo ci aiuta a capire anche che dobbiamo fare la nostra parte quando preghiamo, che non può essere una preghiera semplicemente chiedendo a Dio di fare per noi qualcosa. Anche se ci sono momenti quando Yogananda dice: se tu non riesci, per esempio, ad amare qualcuno, tu chiedi a Dio: ami tu questa persona, perché in questo momento io non riesco. Però dobbiamo fare almeno quella la nostra parte, no? Di mettere la volontà nella preghiera giusta. E questa volontà, questa volontarosità è molto importante nella nostra preghiera. Noi abbiamo un amico spagnolo, Tino, che adesso si chiama Udava, nuovo nome. Udava e la moglie, Teresa, hanno da anni il grande desiderio di creare una casa dove possono invitare le persone per meditare, per avere satsang, per studiare insieme gli insegnamenti, eccetera. E quando hanno capito che questo non era una casa solo per loro, ma anche per servire agli altri, Udava ha cominciato a cercare dal maestro l'aiuto che aveva bisogno per poter realizzare questa casa, perché hanno fatto fino ad un certo punto e poi non c'erano più soldi, loro erano molto occupati col lavoro e non avevano la possibilità di finire questo progetto. E
Ad un certo punto Uddhava ha letto parole di Yogananda che diceva: se tu vuoi qualcosa, se tu vuoi una casa, diceva, devi agire per manifestare questa casa. Non puoi aspettare che succederà senza la tua energia. E lui ha preso questo proprio materialmente e ha finito almeno una parte del suo lavoro, non so se è completamente in pensione, e ha cominciato lui a mettere le mani sulla casa e a fare il lavoro che c'era da fare. Con questa energia è arrivata una risposta a una preghiera che avevano da tempo, che Teresa, che aveva un appartamento, poteva vendere l'appartamento. E questo ha creato i fondi per poter continuare a pagare alcune persone per lavorare, per pagare i materiali e per poter continuare e fare in poco tempo. In quest'anno hanno quasi finito e avranno finito per Natale. Hanno questo come meta, di finire per Natale, perché così possono fare la loro meditazione lunga di Natale in questa casa. Con la loro energia, con la preghiera che li sintonizzava con Yogananda, nel mettere in moto l'energia, hanno potuto realizzare questo sogno. E chi va adesso in Spagna, a León, loro invitano a tutti i devoti di venire e condividere questo spazio con loro. La preghiera ha un grande potere per poter aiutarci a realizzare i nostri sogni, i nostri desideri, particolarmente quelli spirituali. In questa lettura Swami Kriyananda parla di parlare a Dio, di dire a Dio le cose, anche quando sappiamo che Lui sa tutto, no? E che il fatto è che noi dobbiamo, con questa conversazione con Dio, chiarire ciò che noi abbiamo dentro, come pensieri, come idee, come sentimenti, di chiarire ciò che sappiamo che vogliamo e dobbiamo fare, perché con quella chiarezza siamo più capaci di sintonizzarci con Dio e con i maestri e con il loro aiuto. Con questa sintonia con Dio e con i maestri ci purifichiamo, ci prepariamo per essere canali più puri per ciò che vogliamo realizzare. È importante per noi capire che una parte della nostra, il nostro ruolo in questo è di sintonizzarci più completamente con Dio per metterci nel flusso della sua grazia, della sua coscienza. Molti di voi conoscete Swami Kriyananda, forse non tutti, ma tutta la sua vita è come una preghiera, no? Una preghiera viva, perché chiede sempre a Yogananda: come vuoi tu che io faccia, cosa vuoi tu che io faccia? E quando capisce lui cos'è, lui mette tutta la sua energia nel farlo. C'era un momento quando capiva che perché Kriyananda era con Yogananda quando faceva i commenti sulla Bhagavad Gita, dalla quale vengono le nostre letture, che doveva condividere questa Bhagavad Gita con il mondo, con tutti che volevano conoscere i commenti di Yogananda.
a quel punto ha capito che non poteva avere la risorse delle sue scritte, perché erano nelle mani di Self e loro proteggevano queste scritte. E si sentiva in quel momento bloccato, Swamiji, perché non capiva come poteva fare quello che sentiva che Yogananda voleva, cioè di pubblicare questi commenti senza avere in mano le sue parole. Perché pregava? Perché voleva fare la volontà del maestro? È arrivato un sogno. In questo sogno la voce del maestro dice: non dimenticare, se le porte e le finestre sono chiuse, c'è sempre la finestra del tetto, come si chiama? L'abbaino sul tetto. Ok, avete capito. C'è sempre quella possibilità. Swamiji ha cercato di comprendere cosa significa in questa situazione avere un'altra finestra nel tetto. E ha capito che significava la supercoscienza e che Swamiji, nella sua supercoscienza, aveva tutto ciò che Yogananda aveva detto e scritto mentre era nella sua presenza, quando stava facendo questa scrittura. E da quello, dalla finestra della supercoscienza, Swami Kriyananda ha potuto scrivere questo grande, importante libro, L'essenza della Bhagavad Gita. E quando viviamo la preghiera, non è che viene sempre la risposta in modo che è facile capire, no? A volte dobbiamo interpretare ciò che significa la risposta alla nostra preghiera. Spesso la risposta viene in modo che non è per niente ciò che aspettavamo. Ma c'è anche il fatto che ognuno di noi può, con la voglia di servire come canale per Dio, in ogni momento possiamo sapere e avere la risposta alla nostra preghiera: cosa devo fare? E voglio condividere con voi un'esperienza di un'amica nostra che parlava dei suoi 60 e più anni di vita, che non aveva mai contatti dopo, non era mai molto intimo con i genitori, no? Erano solo loro due e lei e alcuni parenti, no? Zii, eccetera, ma non c'erano altri. E quando lei ha trovato Ananda, lei sente che aveva veramente trovato la sua famiglia spirituale. E così ha vissuto ad Ananda, i genitori erano ok con quello che faceva della sua vita. E fino ad un certo punto, quando il papà è morto, tutto andava così. Lei andava ogni mese per fare visita ai suoi, c'era un rapporto buono, ma non intimo. Il papà muore e la mamma aveva in quel momento naturalmente più bisogno della figlia, perché non c'erano altri parenti. E lei ha capito che doveva portare la mamma più vicina ad Ananda. Questa era Ananda in America. E lei l'ha portata vicina, poteva stare ogni giorno un po' con lei, poteva fare le spese per lei, poteva aiutare, portarla al medico quando c'era bisogno. Ma ad un certo punto la mamma si ammalava gravemente, e più gravemente si ammalava, più capiva questa nostra amica, la figlia, che potrebbe arrivare il momento
perché la mamma rifiutava assolutamente ad andare in una casa per anziani, potrebbe arrivare il momento quando lei avrebbe dovuto andare a prendere cura della mamma pienamente, 24 ore per 24 ore. E lei ha detto che all'inizio non si sentiva molto calma con questa possibilità che doveva andare via da Ananda. E poi ha pregato, è arrivato a un stato di calma in cui lei poteva chiedere alla Madre Divina: è questa la tua volontà? E di essere nella calma dentro di sé per poter dire: se è la tua volontà, io lo faccio. E come lei descrive la storia, 4 giorni dopo la mamma ha lasciato il corpo in pace, facilmente, non c'era un grande dolore, e ha lasciato il corpo così. E lei ha capito che mettendo tutto, la sua preghiera di che sia fatta la tua volontà in questa situazione con la mamma, ha risolto tutto, in modo che lei poteva andare se era necessario, e poi la mamma è andata e non era necessario. Ognuno di noi ha una grande, non solo opportunità, ma direi anche obbligo, sul sentiero spirituale di mettere a prova la nostra preghiera, però di farlo in modo giusto. No? E è vero che possiamo pregare per le cose, per le persone, ma più di quello vogliamo cercare di sentire i messaggi di questa lettura e di cercare di sintonizzarci con la preghiera, di sentire che la preghiera è la nostra opportunità di metterci in contatto profondo con Dio dentro di noi, e fare la nostra preghiera non solo un qualcosa che facciamo la domenica o nella meditazione, ma di fare la nostra vita una preghiera, come ha fatto Swamiji, no? Di sapere che se noi invitiamo Dio a manifestarsi in ogni esperienza della nostra vita, se noi preghiamo a Dio di rivelarsi, di illuminare ogni angolo della nostra vita con la sua luce, con la luce della sua presenza, la nostra vita diventa un'opportunità di vivere quotidianamente nella presenza di Dio, che ci guiderà, perché siamo in quella presenza, siamo con la nostra mente in sintonia con la sua coscienza, la sua volontà, siamo col nostro cuore nel suo amore, nella sua capacità di amare incondizionatamente, siamo dentro la sua coscienza che è uno con ogni creatura, con ogni aspetto della natura e con tutti in cui noi veniamo in contatto. Non è una cosa facile, però ci dà tanto. Non credo, se voi avete mai sentito qualcuno parlare di una preghiera che è stata proprio risposta in modo incredibile, quella ci fa crescere, quello ci fa espandere, quello ci fa capace di avere sempre più fede in questa capacità nostra di poter essere canali per il divino, la volontà divina, l'amore divino,
l'energia divina, la saggezza divina in questo mondo, nella nostra vita. E questa è la sfida di questa lettura, che noi vediamo la preghiera e pratichiamo la preghiera come una pratica per diventare sempre più canali puri per Dio in questo mondo.